Questo è un progetto che è nato addirittura nel 2011. La provincia fu incaricata di individuare i comuni che avevano maggiori necessità di interventi fognari e di depurazione e che i cui scarichi finivano nei fiumi Ufita, Calore e Sabato, quindi in alcuni bacini idrografici ben precisi. Furono individuati questi comuni, furono raccolti i progetti che avevano redatto, essenzialmente appunto nell'ordine di 32-33 milioni di euro, e poi la Regione inserì questi progetti in un progetto che riguarda il fiume Volturno, ovviamente gli affluenti, quindi fra l'altro il Calore, il fiume Ufita e il Sabato, e furono affidati all'Arcadis. L'Arcadis ha dovuto fare le progettazioni definitive di tutti questi progetti, che sono stati, come dire, messi alla pari dal punto di vista dei livelli progettuali. Riguardano moltissimi comuni dell'Irpinia, sono progetti ormai nella fase esecutiva. Abbiamo chiesto ad Arcadis di venire a fare il punto, perché anziché andare comune per comune a Napoli ad avere rapporti, era invece utile da questo punto di vista avere un quadro più chiaro della situazione. E aspettiamo appunto l'ingegnere Marrazzo, che è il direttore generale da pochi mesi di Arcadis, per sapere a che punto siamo. Ma la nostra speranza è che i lavori comincino non oltre il 2015. Ci sono comuni che hanno progetti abbastanza consistenti, altri che invece hanno progetti magari che riguardano rifacimento o rifunzionalizzazione delle reti fognarie. È un progetto importante per l'ambiente, perché più pulita arriva l'acqua nei fiumi e più vita c'è nei fiumi della nostra provincia. I fiumi sono importanti, sono fondamentali anche per insomma, la qualità delle acque e non solo, visto che insomma, in qualche caso la qualità delle acque dei nostri fiumi non è proprio il massimo. Le aree interne al centro di questo progetto? Sì, questo in effetti è un progetto che vale complessivamente 100 milioni di euro e riguarda le tre province, cioè Avellino, Benevento e Caserta, e quindi è uno di quei cosiddetti grandi progetti che su cui ha puntato la Regione Campania nel corso della programmazione 2007-2013, ma anche in quella successiva, perché una parte di questa entra sul 2014-2020. Dobbiamo continuare la gara d'appalto per affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere. È stata svolta già la parte amministrativa, siamo nella fase di apertura delle buste per valutare le offerte migliorative, le offerte presentate. Noi pensiamo che prima dell'estate possiamo chiudere la vicenda relativa alla gara d'appalto. Poi ovviamente i tempi saranno dettati dalle offerte presentate e speriamo che non ci siano ricorsi, come capita spesso nella esecuzione di opere pubbliche, quindi dipende un po' da queste circostanze. Sono le caratteristiche in parte già previste dai comuni, di completamento delle reti fognarie interne, di adeguamento degli impianti di depurazione esistenti. Credo che come tutti i grandi progetti bisogna innanzitutto attendere all'ammissibilità da parte della Commissione europea. Solo a valle di questo tu puoi avviare la procedura di gara. E quindi i tempi sono abbastanza lunghi, forse un lasso di tempo si è perso per le vicende legate un po' all'Arcadis, quindi al cambio del vertice. Penso che un 3-4 mesi di ritardo siano da addebitare a questi eventi.